quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ed ecco l'occorrente per il nostro cheesecake al cioccolato. 250 g di biscotti al cacao, del latte, ne occorrerà un po' per la base e un po' per la preparazione della crema, orientativamente sui 200 ml, 200 g di panna da cucina, 250 g di mascarpone, 200 g di yogurt, io lo sto usando greco bianco intero, e 200 g di zucchero, poi un 100 g di cioccolato fondente e una confezione di gelatina in fogli, un 50-60 g di burro per la base. Iniziamo subito. Come prima cosa prendo 6 g di colla di pesce, la spezzetto in una tazza e aggiungo dell'acqua per farla ammollare e la tengo in acqua per 10 minuti. Come seconda cosa frullo i miei biscotti fino a ridurli in polvere. 20 g di burro, li metto in un pentolino e li faccio sciogliere. Ecco qua il nostro burro sciolto. Adesso prendo una tortiera, la mia è piccola da 24 cm perché voglio farla più alta, e la fodero. Teglia messa da parte, adesso versiamo il burro che è rimasto all'interno dei biscotti e con una spatola amalgamiamo. Non userò soltanto il burro, ma per farla rapprendere userò anche un 30 ml di latte. E quando sento che fa panetto sotto la spatola, è pronta. Prendo la mia teglietta, scaravolto il composto al suo interno e, aiutandomi con la spatola, lo deposito sul fondo. Ok, e metto in frigo a rapprendere mentre preparo il resto della torta. Nel pentolino dove abbiamo fatto fondere il burro, non c'è bisogno di rilavarlo, verso un 30 ml di latte, riprendo la mia colla di pesce che si è ammollata, la strizzo ben bene, la metto dentro e poi la pongo sul fuoco a disciogliersi e faccio raffreddare un po' il tutto. Eccola pronta. Ora, mentre questo latte si raffredda leggermente, preparo la farcia per la mia torta. Come prima cosa mettiamo metà dello zucchero e la panna e montiamo la nostra panna. A questo punto uniamo il mascarpone. Mi raccomando che tutto ciò che mettiamo dentro sia ben freddo e mescoliamo ben bene. E adesso uniamo lo yogurt. E dei 200 g che avevo preso, io unirò soltanto altri 2 cucchiai di zucchero, perché a me già il grado di dolcezza soddisfa. Avanti, 3. Il grado di dolcezza soddisfa, quindi io avrò usato un 160 g di zucchero in totale. Benissimo, assaggiatela, vedete se è il grado di dolcezza che preferite, se no aggiungete ancora zucchero a vostro piacimento. Non superate i 200 g di zucchero perché poi col topping verrebbe stucchevole. Ora verso piano piano il contenuto, quindi il mio latte con la colla di pesce, all'interno della mia crema e faccio amalgamare. Lì per lì si scioglierà, ma non vi preoccupate. Casomai aiutatevi con una frusta per amalgamare bene bene il tutto. Io userò le fruste elettriche. Amalgamiamo bene il tutto e prendiamo la nostra base in frigorifero e versiamola nello stampo.
Bene. Diamo due battute e poniamola in frigo per 2-3 orette in modo che lei rapprenda. Prendiamo 100 g di cioccolato fondente, un goccino di latte, circa 10 ml e un 10 g di burro e poniamo sul fuoco a sciogliere. E voilà, il nostro topping di cioccolato è pronto. Bello cremoso, lasciamolo raffreddare leggermente, non deve solidificarsi, ma così caldo discioglierebbe la nostra torta, quindi lasciamolo leggermente intiepidire. Non appena si sarà un po' rappresa, io ho controllato il grado di solidità battendo un pochino qui con la mia spatolina, verso il mio topping. Perfetto, spando il topping su tutto, in frigo per 2 ore prima di mangiarla. E ora tagliamo una fetta. Morbida. E adesso qualcuno l'assaggerà. Wow, si prendono tutti e tre gli strati. Certo. Com'è? No, però di qualcosa, non devi solo ingurgitare. È buonissima. Delicata. Buonissima. Buona, fatela.